il prossimo periodo invernale noi avremo in circolo necessariamente meno scorte di vitamina D, perché siamo stati meno esposti nel periodo del nostro lockdown. Quindi credo che l'attenzione all'inverno deve esserci ogni anno, ma quest'anno forse da parte dei pediatri ancora di più, perché è probabile che nel prossimo periodo autunno-invernale-primaverile più bambini raggiungono una situazione di carenza di vitamina D, che può dare chiaramente poi problemi anche, soprattutto anche a livello osseo, no? Quindi andare a influenzare negativamente la salute ossea, parlo per gli adolescenti ma anche nei bambini della seconda e terza infanzia, in epoca scolare comunque. Quindi ecco, veramente credo che tutti noi quest'anno dobbiamo prestare molta attenzione.